Allora, benvenuti, posso trattenermi solo pochissimo, ma volevo comunque esserci prima di lasciarvi nelle sagge, sapienti mani di Andrea Maioli, che è uno dei pochi giornalisti, studiosi di cinema che hanno da sempre guardato al manifesto cinematografico con intelligenza, con attenzione, con profondità. Volevo esserci perché oggi Bertrand Tavernier diceva il cinema è un'arte plurale, un film viene realizzato da tante persone, è il risultato dello sforzo del pensiero di tante persone, e il suo film molto su questo, e anzi ha tutta una parte sui musicisti del cinema molto, molto rilevante. Ecco, credo che la dimenticanza che c'è oggi su quella che è stata il mestiere dei pittori del cinema sia una dimenticanza molto grave. E basta andare in sala borsa, dare un'occhiata agli straordinari manifesti di Ballester, o entrare all'ingresso della Cineteca, in quello che noi chiamiamo il barattolo di Aldo Rossi, questa forma rotonda che è il punto di accesso della Biblioteca dei Lumière, per rendersi conto della importanza dei manifesti cinematografici e di quanto quell'epoca sia finita, sembri essere irripetibile, nel senso che oggi non c'è nulla di altrettanto bello, potente e sorprendente. Ed è incredibile come in fondo in pochi metri quadrati di carta si possa riuscire a racchiudere, no? Sembra la lanterna da cui esce qui esce uno spirito magico. Basta osservare un manifesto e ritrovi un'epoca, un periodo, un modo di guardare il cinema, l'età d'oro del cinema, le sale, le persone, e c'è anche il film contenuto in quel. E a volte anche più di un film, perché poi i ritratti degli attori sono talmente perfetti che ci vediamo anche altri film dove c'è lo stesso attore, la stessa coppia di attori, e i colori. Ecco, il Cinema Ritrovato è un festival che serve prima di tutto per cercare di riattivare la memoria e cercare di trasmettere la cultura di un secolo a quello successivo. Il cinema è un grande strumento di trasmissione e il manifesto è un elemento essenziale di tutta questa storia straordinaria. Quindi siamo molto felici di poter accogliere questo incontro sul pioniere dei pittori del cinema italiano, il grande Ballester. Grazie Gianluca Farinelli, che mi ha definito esperto, soprattutto nel campo del manifesto cinematografico, ma io mi definirei anche un ladro di cinema, nel senso che io li rubavo i Ballester dai muri. Mi dispiace che ci sono i parenti qua, ma ne ho a casa. Comunque, io non faccio una conferenza, qui devono essere sedute delle altre persone, che sono i nipoti di Anselmo Ballester, e quindi Lidia, Rita e Claudio, giusto? Li invito a sedersi qua. Al momento sì. Eh? Manca una sorella che purtroppo Ah, non e è poi potuta venire. c'è la professoressa Paola Pallottino. Paola Pallottino, che invitiamo appunto a sedersi. Maurizio, tu rimani Ti lì, perché il guardo. vero esperto di manifesti è Maurizio Baroni, come sappiamo. Allora, vabbè, ha già detto molte cose Gianluca Farinelli, naturalmente. Anzi, ha già sintetizzato il concetto e la filosofia di questo incontro.
Io aggiungo, appunto, da collezionista dilettante, non potrei mai essere come Baroni, non potrei mai essere una cineteca, e come ladro di cinema naturalmente, aggiungo che Ballester, il nome Ballester per un collezionista e per chi un po' se ne intenda, è un po' come citare il sacro graal della cartellonistica cinematografica. Quando si va sui siti delle gallerie più importanti del mondo che trattano manifesti cinematografici e li trattano giustamente come vanno trattati, ovvero come opere d'arte in alcuni casi, e quindi purtroppo anche con i prezzi relativi delle opere d'arte, si vede subito il picco dove c'è il nome Ballester, ed è uno dei pochi citati naturalmente tra gli artisti, designer, il grande designer della cartellonistica cinematografica mondiale, tra i pochi italiani. Ecco, Ballester si vede subito, si vede lo scatto, si vede il Toulouse-Lautrec o il Jules Chéret della cartellonistica cinematografica. Ed è un artista che ha attraversato la storia del cinema dai primi del Novecento fino alla fine degli anni 50 più o meno, no? Come periodo storico, poi se sbaglio appunto siete qui apposta, voi ne sapete più di me per correggermi. E quindi ha attraversato la nascita del cinema, lo sviluppo del cinema, è passato dal cinema muto al cinema sonoro. E io devo dire, poi passo la parola, la nostra è una chiacchierata, deve essere quello, ai nostri ospiti, devo dire che oltre ai grandi film che lui ha illustrato, perché ecco, uno dei manifesti più quotati oggi anche nelle aste internazionali è quello, per dire, di Fronte del Porto, no? Con Marlon Brando, un manifesto di una bellezza straordinaria, probabilmente l'avrete visto, con queste colombe che volano, la figura di Marlon Brando, fece poi anche due o tre soggetti, ma quello forse è più quotato, vero Baroni? Non so che quotazione può avere, quello purtroppo io non sono riuscito a rubarlo da qualche cinema. Io lo trovai, una fortuna spacciata, in un mercatino a 5.000 lire. Ecco, solo tu però riesci a fare queste cose. Non avevo i soldi e andai a casa per prenderli e diedi, per essere sicuro che non lo vendessi, l'orologio, per essere sicuro che... Questo è il collezionismo, vedete? Cioè, questo significa essere professionisti del collezionismo. Anche la fede. Ah, ecco, ecco, in effetti queste cose non andrebbero dette, insomma. Comunque, insomma, dicevo, oltre ai grandi titoli, Ballester ha disegnato tantissimi manifesti, forse la maggior parte, poi Gilda, ecco, per esempio, un altro dei titoli storici è Gilda con Rita Hayworth. Ombre rosse, chiaramente Ombre rosse, la prima versione, poi ci fu una riedizione negli anni 60 dove purtroppo misero la faccina di John Wayne, la fotografia, a rovinare il manifesto di Ballester. Però lui disegnò e creò tantissime opere per film cosiddetti di serie B. Ora è un termine che io odio, perché secondo me non esiste la serie A o la serie B nell'arte, nella cultura, nel cinema, nella musica, esistono emozioni che sono solo di serie A. Se l'emozione non c'è, vuol dire che anche un grande maestro ha fatto qualcosa di serie B o di serie C. Però ha disegnato per film che forse oggi nessuno si ricorda più: Missili umani, Tribunale senza magistrati. Lui lavorava molto con la Columbia negli anni 50, disegnava molto per la Columbia. Sono dei film assolutamente dimenticati: La strada è sbarrata, Eroi di mille leggende. Io feci una mostra molti anni fa che chiamai Eroi di mille leggende e mettemmo proprio il manifesto, riproducevo il manifesto di Ballester del film. Film di serie B hollywoodiani o di serie B italiani, e poi non diciamo più di serie B, appunto, come ho promesso, che però davanti a un film inutile, mediocre, passato, ecco, quei manifesti erano capolavori. Bastava forse entrare nell'atrio del cinema, guardare il manifesto pagando il biglietto e uscire senza vedere il film, cioè bastava il manifesto di Ballester, perché il film era totalmente inutile, superfluo. Allora io partirei, poi
appunto parliamo così con molta libertà, da chi Ballester, insomma, l'ho conosciuto meglio di noi, sicuramente. Intanto, ecco, diciamo una cosa, il grosso del materiale di Anselmo Ballester, se non sbaglio, all'Università di Parma, giusto? Molti bozzetti? Ah, l'avete voi, bene. Ah, meglio ancora. Per fortuna. C'è una donazione fatta da... Ecco, parlate nel microfono. Nostra madre, sì. dalla sorella, una donazione importante, molto pensata, studiata, da filmatrattire, proprio da un lavoro documentale fatto da mia madre, perché la sorella non era documentale. Però noi abbiamo un archivio. Bene, quindi avete tenuto, perché altri invece hanno disperso, oppure il materiale non vedeva tenuto, no? Ci sono degli stessi cartellonisti che non hanno tenuto le proprie cose, no? Se posso, però non vuole assolutamente essere preoccupato. Io credo che sarebbe estremamente importante cominciare a parlare di tempere, sicuramente, prima ancora dei bozzetti, ma soprattutto direi degli schizzi, perché giustamente lei sottolineava che in 2 metri, in 1 metro, certo. Ma se lei vede lo schizzo, vede che in 20 centimetri per 10 ci sta un intero film, certo. Oltretutto c'è una quintessenza, vale a dire un disegno assolutamente impressionistico che contemporaneamente genera un magnetismo, poi da lì viene la calligrafia del bozzetto e poi il manifesto. Quindi gli schizzi che attestano tutti mio fratello sono tutti su un supporto, su un CD, sono un materiale, ma il materiale è straordinario, di lavoro aperto allo studio, quindi magari dunque al momento sono a casa mia, diciamo, circa 3.000 schizzi che vanno dal 1914 fino al 1960. Io li ho tutti quanti scannerizzati, cioè per così parecchie sere, e ho preparato un CD, saranno 700 megabyte. Ovviamente la scannerizzazione era più raffinata, non c'è più, quindi, e l'ho messa online, quindi chi vuole lo può prendere. Qual è l'indirizzo? Dunque, bisogna andare al sito al mio sito. No, perché lo diciamo, comunque entro la fine dell'incontro lo dobbiamo dire, perché è una cosa molto interessante, no, professoressa Pallottino, che studia. Per tutto, però sul sito non lo ho. Perché non ho scritto il codice preciso. Allora è difficile da trovare, bisogna no, fare un'indagine. Si parte dall'Istituto Castelnuovo, no? La facoltà di matematica. Adesso questo, ecco, è un elemento che è fondamentale, così ce lo scriviamo tutti. No, perché poi è stato preparato in maniera abbastanza, anche se io non sono un professionista, però l'ho fatto tutto quanto. Comunque, mentre lei cerca l'indirizzo, ecco, professoressa Pallottino, è che io lo definisco la massima esperta di illustrazione, no, italiana. Vabbè, il suo libro è una Bibbia per tutti, ovviamente. E lei ha studiato prima che diventasse di moda, ha capito che giustamente non esisteva una serie A e una serie B, come ho detto prima, ma esistono delle grandi artisti di genere, cosiddetto, che possono essere considerati autori con la maiuscola e devono essere considerati autori. Ecco, segniamoci l'indirizzo, che questo è uno strumento di studio fondamentale. No, questo dovreste... Intanto continuiamo. Ecco, noi continuiamo. Aspetta. Io lo do qualche... Ecco, allora, professoressa, Ballester, lei lo conosceva quando l'ha incontrato, perché... lei si è soffermata soprattutto sullo studio anche di illustratori di libri, no? In particolare. Gli illustratori di cinema? Allora, prendo il microfono questo. Allora,
Come docente di storia dell'arte contemporanea ero schifatissima dai miei colleghi perché mi occupavo di illustrazione, ossia un'arte considerata minore, ma nemmeno un'arte. Sì, no, per cui è lì che ho sempre combattuto, contrabbandato, anche perché poi c'era questa visione demenziale per cui mentre gli artisti fino all'avvento dei processi fotomeccanici erano ancora considerati artisti fino ai litografi che lavoravano con la loro manina sopra la pietra, dal momento che piomba sull'universo visivo la possibilità di riprodurre fotograficamente, cessa l'interesse degli storici dell'arte, cioè proprio come se non potessero più esistere meravigliosi libri tipografici, ma soltanto, infatti io ho sempre sbeffeggiato questi famosi libri d'artiste che finché parlavamo della Francia alla fine 800 passi, ma poi per mettere dentro un'incisioncina, una cosa così, non è che nobiliti un libro. Io ho visto opere tipografiche di prima grandezza, di grande qualità. Tornando ai nostri affiscisti, non mi sono mai personalmente occupata di Ballester come degli altri, anche se così mio socio Mario Pompei è stato tra le tante altre cose anche un cartellonista, per cui per esempio, non so, sono molto curiosa di sapere alla Salce con i loro 25.000 manifesti di partenza e poi hanno detto che mettevano tutto online, insomma è una storia complicata. Io comunque anche quando ho fatto il museo dell'illustrazione li ho donati a loro perché ho pensato ai manifesti, devono stare con i manifesti, ossia c'è una casetta per ogni cosa. Devo dire che per me lui è stato una scoperta, perché non avevo capito bene che cosa dovevo venire a raccontargli e mi ci sono tuffata con l'entusiasmo di chi affronta un tema. E rispetto a tutto quello che ho letto, tra l'altro le cose più seducenti sono quelle scritte dai nipoti, veramente illuminanti per molti aspetti. Comunque di tutte le cose che ho letto ho visto riportato un approccio di natura più ideologica, nel quale si parla di simbolismo, di questo e di quello, ma non si affronta quello che secondo me è il tema centrale di Ballester, ossia il tema strutturale, come quest'uomo nel corso degli anni ha affrontato quella che ha risolto, come lei diceva giustamente in uno spazio breve, ma questo era il compito dell'antiporta seicentesca. Nell'antiporta seicentesca c'era il protagonista al centro e tutte le scene in chiave minore intorno, che è esattamente quello che fa anche lui. E vedremo, ci sono molti manifesti dove c'è il protagonista al centro, in piedi, a mezzo busto, eccetera, e poi le scene intorno. E ci sono una serie di convenzioni iconografiche che lui usa, come per esempio, direi in apertura, in assoluto, come Paolo Cagliari, detto il veronese, grande pittore rinascimentale, di cui si celebra l'invenzione di un verde particolare, io credo che si possa parlare di un verde Ballester. È un verde quasi al neon, molto particolare, lui usa molte gamme di verdi, ma c'è un verde particolare che io poi ho radunato nei limiti delle mie possibilità di manifesti, una serie di manifesti. E tra gli altri dati interessanti c'è per esempio quello del contrasto, ossia lui lavora in molti manifesti con gamme ridotte di colore, per cui c'è un protagonista o i due protagonisti in primo piano e c'è questo gioco delle controscene in secondo piano, che è sempre interessantissimo perché il manifesto va guardato fino in fondo. Uno viene colpito dalla somiglianza, tra l'altro devo dire che è ancora di più che la somiglianza per Hayward, quelle più strepitose per me sono quelle di John Crawford e quelle di Glenn Ford, che lui ritrae meravigliosamente, sono delle John Crawford veramente parlanti, viventi. E dicevo, lui usa queste gambe di colore. L'altra cosa che mi ha molto affascinato è in uno dei due manifesti della morte di un commesso viaggiatore, che lui anticipa Soundbus. Ossia, pensiamo ai manifesti Soundbus con le scritte su
Ma cavolo, ma lui lo fa all'inizio degli anni 50, lo fa prima, uno dei due, uno che sono queste visioni sbieghe, perché lui usa vari registri, tra cui queste inquadrature oblique, e c'è questa meravigliosa ombra del commesso viaggiatore con su tutti gli arti, sul corpo, sulle braccia e cose, ci sono scritti i titoli. Questo nessuno ne ha mai parlato, voglio dire, celebratissimo e stupendo Salvas, ma per carità, questo è un anticipo che non è stato mai messo a fuoco. L'ultima cosa che vorrei dire è che fra i tanti, per esempio, non so, lei ha citato prima Tribunale senza magistrati. Tribunale senza magistrati raffigura una immagine di un dito puntato e tutta una folla dietro. Questo dito puntato altro non è che una citazione del manifesto del 14 per l'arruolamento di Lord Kirchner, che poi viene usato di Osem, poi in Germania, poi in Russia, eccetera, eccetera. E voglio dire, l'ultima cosa che mi interessava sottolineare era l'impiego di, a parte le ombre, allora ci sono ombre, ombre portate, ombre allusive, silhouette, tutta una serie di scene che giocano dietro, che giocano dietro l'immagine principale e che sono affascinantissime. Penso all'uomo di Laramie con un'ombra di piano e questa mano ferita nello sfondo, che è estremamente suggestiva, perché voglio dire, veramente, chiunque guardi questo manifesto dice non posso non vedere questo film, ossia la capacità accattivante, la capacità seduttiva al massimo che Ballester usa per attirare. Poi sempre questo fatto del doppio manifesto. Per quanto riguarda ombre rosse, allora, accanto alle quasi silhouette dei cavalli in semicerchio, in rosso, da cui poi esce la dirigenza, Stagecoach, tra l'altro il titolo del film, ce n'è un altro che apre la serie, o comunque rientra nella serie, di un modo di raffigurare di Ballester, che è quello dei volti dei protagonisti inclusi dentro una silhouette rossa di profilo dominiano. Questo lui replicherà moltissimo, Cesare Cleopatra dentro un profilo di Nefertiti, non so, Quarto Grado con una pistola e tutti i personaggi dentro la pistola, per non parlare della scimitarra del Falco di Baghdad con dentro i protagonisti, Mr. Smith va a Washington di Frank Capra con il Campidoglio e stanno tutti dentro, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a una. Poi ci sono molto belle queste, ma non vorrei dilungarmi perché sto. No, adesso. Diceva poi. No, volevo semplicemente dire che c'è anche questo fatto di ingigantire un'immagine simbolica. Penso alla Z del segno di Zorro, penso alla lira per Rossini e penso soprattutto alla lira sterlina del forestiero con Gregory Peck del 54 che domina la scena. Ultima cosa è quella dell'utilizzo di una immagine outline in negativo, perciò bianca con un fantasmino, usata sia per Non siate tristi per me che soprattutto per Biraghin. Biraghin è un film del 46 nel quale si parla di una ballerina e lì ci stanno incastrati insieme una serie di temi caratteristici di Ballester. Da un lato lei ha un cappellino verde, la protagonista, sì, la Silvia, sì, che sembra decorato, ma altro non è che la fine di un'immagine femminile in bianco ritagliata, la quale nel simbolismo sta a braccia aperte, con una mano tiene un cuore e con l'altra getta dei gioielli. Ci tenevo a citare Biraghin perché è del 46 e la ripresa la vede ballare, è la storia di una figlia di portiere che diventa prima ballerina alla Scala, diventa un'attuale, e c'è una lunghissima seance di ballo con lei che balla un pezzo di Coppelia dove ci sono le scene di una suocera Mario Pompei. Ecco, e oltre a questo gli occhi nei manifesti di Ballester, gli occhi di alcuni personaggi protagonisti, ma soprattutto c'è un colpo di luce sugli occhi, no? In molti manifesti si dice Ballester o Ballester. Lui si autochiamava. Cosa capiamo? Allora, signori, Ballester da Navarra. In realtà poi è una cosa complicatissima. Lui si chiama lui, questo è un cognome catalano. Ballester, sì, perché l'origine è spagnola. Quindi, per il catalano, sempre vai.
mister. Adesso no, diventa ancora più difficile, qui cerchiamo di... Ballester è l'autore, come si chiamava lui, e ci scherzava sopra. Quindi Ballester. Ballester. Ecco, gli occhi hanno questo colpo di luce, no? Spesso sono portati in risalto nei manifesti, e hanno questo sguardo anche spesso inquietante, no? Perché c'è proprio questo sguardo che colpisce, esce dalla carta e arriva, buca lo schermo proprio, come si dice. No, ma proprio ti guarda. Sì, esatto, ti guarda. Ecco, il fatto si è accennato un po', perché una delle grandi difficoltà del disegnare un manifesto era quello di conciliare la propria visione artistica con la committenza, no? E con quello che chiaramente la casa di produzione e distribuzione voleva. Io leggo questo brevissimo brano che, da un diario di Ballester, appunto. Lui diceva: non so come Toulouse-Lautrec si sarebbe smarcato dalla committenza. Oppure anche Dudovic e Metlikovic o Einstein, come si sarebbero trovati a disagio nell'affrontare la banalità del cinematografo. Tra i molti vantaggi avevano soprattutto quello, loro, di poter trattare con clienti intelligenti e competenti d'arte grafica, cosa impossibile nel presuntuoso mondo del cinematografo. Quindi si intuisce un rapporto bello conflittuale. Estremamente conflittuale. Adesso sto parlando io, ma ce ne sono. Proprio sentendo le puntualizzazioni che mi hanno molto colpito, poi se ho un minuto vorrei spiegare perché. A proposito di questa questione, l'incubo, uno degli incubi di cui nonno parlava, così magari mentre stavamo a pranzo, era il fatto che c'erano l'esigenza di mettere in primo piano i ritratti, i protagonisti, e ognuno doveva essere il protagonista e ognuno doveva essere bello. Poi c'era l'assoluta esigenza dei nomi di chi non c'è, e allora, per cui questa, scusate, genialità delle scritte, perché il modo con cui le scritte diventano, vivono di vita propria, proprio simbolo in senso potente di in persona nel film, credo che chiunque abbia visto le opere lo può sottoscrivere. E in più il fastidio da parte degli incompetenti del disegno troppo raffinato, dell'immagine troppo, come a dire, perché perdere tanto tempo? Fai l'immagine banale, un film d'amore, non so, due che si baciano, il cuore che sanguina. E quindi quanto più l'immagine era raffinata, tanto più lui rischiava di vedersela scartare, a parte le questioni della censura, ma quello, beh, è più divertente, semmai, con i panni su Rita Hayworth, appunto. Ecco, no, questa ce la raccontate, questa è la censura del manifesto di, cos'è, di Gilda? È Trinidad. Ah, Trinidad. Io ho una sorella che è pura scienza, e quindi io invece sono pure chiacchiere, perché vengo dal mondo della filosofia e della psicoanalisi. Rita Hayworth, Trinidad, e chi ha visto il manifesto vede, sappiamo che tipo di bellezza era, con questo panno rosso agitato, e qui credo che se passassi la parola alla professoressa, attorno al simbolismo di proprio come un torero che va a agitare tutta la pulsione, è inutile che faccio associazioni con i tori, ma l'originale non era così, perché c'erano le gambe nude, anzi le cosce, parola impronunciabile. Qua parliamo, e quindi degli è successo anni, cos'è, 50? Cataclisma. Il mio nonno era furibondo, proprio, lui era un uomo gentile, quindi non l'ho mai visto, ho usato un termine sbagliato, ma non l'ho mai visto inalberato, diciamo, ma era proprio di una rabbia, di un avvilimento, perché lì c'erano delle gambe, e allora gli ha messo un panno rosso in modo che uno si poteva, oltre delle gambe, inconscio, poteva partire. Questo è l'esempio più... Poi, Maurizio l'ha vista a casa mia, un piccolissimo
veramente 30 per 35 per 25 quadretto, che sappiamo che è una pubblicità, ma non sappiamo del 42, non sappiamo nel costruire dove, di una donna che sta mettendo i piedi in uno stagno e si spaventa, si è tolta i sandali, ha tirato un po' sulla gonna e si spaventa al suono delle ranocchie, che all'unanimità, da quando ero piccola fino ai nipoti e ai pronipoti, è l'impersonazione del peccato. È di una peccaminosità spaventosa. Diciamo che l'immaginario femminile di Ballester non era straordinario, faceva veramente complimenti alle donne, però a me dispiace di assolutamente di parlare così a braccio, perché mi ha colpito in un modo estremo il verde. Cioè, quando lei ha esordito con questo verde, io sono rimasta fulminata, perché al di là di un'individuale biografia di questo verde, da quando mi terrorizzava o mi magnetizzava quando ero piccola, in poi, con passioni personali del verde, ma c'è un manifesto, un bozzetto di un film più ignoto, credo, dei più ignoti, La banda dell'auto nera, in cui in primo piano la femmina con il vestito verde, che penso che sia di solito il verde, quello dell'occhio del demonio nei film del marziano, cioè dell'alieno, e quindi c'è, cioè, veramente, e attira, perché questa donna è sexy, ma non lo è, fa paura, ma è inevitabile, mi uccideranno, io devo andare lì. E poi ci sono gli occhi, non so se lo avete visto, se non l'avete visto mi dispiace, degli occhi che hanno spaventato generazioni di bambini, di adulti, degli occhi proprio minacciosi, solo occhi. E poi c'è il particolare, come la lira, vale a dire l'impronta digitale, un'impronta digitale rossa, puro sangue. Detto questo, mi faccio per sempre, perché poi appunto le persone serie, che sono i miei fratelli, mi guardano con sopportazione. No, io volevo capire, ecco, voi i nipoti, no? Cosa ricordate del lavoro del nonno? Cioè, venivate accolti nel suo studio, venivate respinti, rimaneva la porta chiusa, perché è bello capire anche un attimo il rapporto, no, in famiglia, cosa succedeva? Di solito un artista ha reazioni le più disparate nei confronti, se qualcuno magari, no, entra in un santa santone. Non voleva che noi stessimo lì mentre lui lavorava, però per noi era troppo forte. A me affascinava vedere proprio i colori. Lui aveva questa una sterminata quantità di tubetti di colori, che per me erano così una specie di tesoro al quale mai avrei potuto avere accesso. E da questi 100 colori, 200 colori, lui ne tirava fuori 400. Cioè, come li mischiava, quelle poche volte che riuscivo a vedere come lui su questa tavolozza da tre colori riuscisse a fare gli sfumati. Gli sfumati, vabbè, sono una cosa che non avevi nominato, ma le trasparenze, come riusciva a farle, per me era magia pura. E comunque vorrei ricordare invece una cosa che riguarda mia nonna, che era, diciamo, l'angelo del focolare, che era addetta a preparare i pacchi da mandare a Milano, alla moneta. E questi pacchi erano perfetti. Io ho imparato a fare i pacchi da mia nonna, e mio nonno, se il pacchetto non era perfetto, il manifesto, il bozzetto non partiva. C'era una sacralità nel lavoro di mio nonno, e in questo c'era anche il lavoro di mia nonna. C'è sempre una donna, no, dietro un uomo importante. Beh, in effetti lui poi ha smesso di lavorare quando è morta mia nonna, perché l'hanno ammazzata sostanzialmente in un incidente stradale. Erano usciti lui, Martinati, capitani, la moglie di Martinati, andati a Trastevere, un cretino, perché un ubriaco, forse ubriaco, sì. Non lo so, ha trovato sia
mia nonna che era fuori dei mattinati, la quale però si è salvata, invece mia nonna no, e lui dopo poco ha smesso di lavorare. Sì, io mi ricordo, insomma, ogni tanto lo guardavo, ovviamente non è che uno poteva stare lì proprio, non poteva stare dietro attaccato, insomma, però si vedeva, insomma, lavorava. Appunto, mi ricordo anch'io questo fatto che in particolare non so perché mi ricordo questa storia della terra di Siena, non so, lui lo scovava la terra di Siena, c'era un discorso che mi ricordo mi aveva fatto sull'uso di questo nel fare per incarnare. A proposito di invece di quello che ha detto lei, lui era molto amante dei pittori veneziani, di Tiziano Veronese, anche di Tiepolo. Mi ricordo che mi portò, io dovevo avere 10 o 12 anni, mi portò a Venezia, lui andava per il Festival del Cinema e mi chiese se volevo andare con lui. Volentieri, sono sempre stato un giramondo e credo che quella è la prima volta che ho visitato il palazzo dei Doggi, quindi diciamo il Tintoretto. Poi lui era certamente molto colto, anche se era sostanzialmente un autodidatta. Cioè, per esempio, il suo padre è anche un affrescatore, di cui non è rimasto moltissimo. Ma c'è per esempio la sala del Moderno a Roma, la Piazza della Repubblica, che c'è questo grande affresco sul soffitto che è del mio bisnonno, che è il trionfo della fotografia, se non mi sbaglio. Sì, sì, con una macchina fotografica, tra l'altro, in un contesto barocco. Ah, voi abitavate insieme? Nella seconda fase della sua vita. No, io ho vissuto, quando ero piccolo, io sono più vecchio, quindi diciamo, l'ho conosciuto più a lungo. E ho vissuto durante la guerra, ero abbastanza piccolo, a casa sua per qualche paio d'anni. E infatti mi ricordo ancora, non so, il suo assistente, perché poi a un certo punto aveva un assistente che gli preparava delle strisce trasparenti con le scritte che poi appoggiava sopra. Infatti se voi andate a vedere la mostra alla borsa dei bozzetti, poi c'era una questione anche di terminologia, perché non tutti hanno la stessa terminologia. Allora lui chiamava schizzi i piccoli quadratini, di cui ne faceva parecchi, ne faceva anche 10, 12, che proponeva la committenza. E poi lui diceva che ci vivono sempre quelli più stupidi, ma comunque sì, alle volte ne parlo. Comunque io ce li ho tutti, insomma tutti no, ma sono 3.000, quindi... Ma diceva a proposito di titoli? Allora, a proposito di titoli, poi lui verso un certo punto della sua carriera ha cominciato a non scrivere più i titoli direttamente sul bozzetto. Il bozzetto era, diciamo... E lo faceva fare a questo suo assistente che si chiamava Bonfiglio, me lo ricordo ancora, con su delle strisce trasparenti che poi venivano spedite a metà moneta. La transizione è un po' complicata, ma non so neanche, io per esempio ho il bozzetto del lato di Bagdad, che è un molto bello, che c'ha molto... Io non ho capito bene cosa per fare, perché ci stanno queste scritte che sono parzialmente scritte, da una parte disegnata, ma non so che cosa, perché poi l'ho visto. Ma quello col tappeto? Quello sì, con tutte quante le buche. Le buche, sì. È parte disegnato? La parte di sotto dove dovrebbero stare le strisce, però ho visto che esiste questo manifesto perché c'era Scorsese, però non l'ho visto, diciamo. L'avevo esposto a New York l'anno scorso, io il manifesto non l'ho mai visto, io ho l'originale, però questo originale ha una parte già completata della scritta, una parte solo disegnata, non ho mai capito che cosa. Poi loro lavoravano molto di pecette, continuamente, sì. Capito, questi fissatori attappiccicavano una cosa, poi ci disegnavano sopra e poi dopo di stampa ovviamente non è... Ecco, ma io mi sono fatto un'idea anche vedendo manifesti di Ballester, devo imparare Ballester, ho sempre detto Ballester, invece ho sbagliato. Ecco, una delle cose che lui odiava di più,
era quella appunto di dover legare la sua creazione artistica al volto del divo di turno, perché era la cosa che veniva richiesta. Allora io mi sono fatto questa idea: in molti manifesti questo volto in primo piano del divo assume delle connotazioni quasi grottesche, ovvero diventa enorme, diventa un pianeta, diventa una sonda, diventa un pallone aerostatico, no? Nanna Magnani di Roma, no? Ma certi attori americani, ricordo un western con Broderick Crawford, no? Con questa faccia di Broderick Crawford che sembra Marte. Allora, mi è venuta così l'intuizione, ma forse sbagliata, che lui quasi giocasse d'ironia a quel punto. No, che costruisse questi volti così esasperati. Volete la cosa che io non farei mai per voi? Eccovela. Sbaglio. Forse si potrebbe dire che, siccome frequentemente lui faceva due o più manifesti, sì, dello stesso, dice notte dal faccione, poi faccio il manifesto che voglio io. E però spesso sceglievano quel faccione, il dramma è quello. È una cosa un po' diversa quello che ho detto. Nel senso che lui faceva, gli ordinavano più due bozzetti per il manifesto, per un foglio, per i due fogli, per i quattro fogli. Non era lo stesso film, ma aveva più manifesti, poi c'era la locandina. È vero, anche quelli stranieri, perché per esempio per la Spagna Scarpette Rosse è un altro manifesto. Lo stesso Ombre Rosse, come diceva lei, ha dei soggetti diversi, Fronte del Porto. Fronte del Porto ha dei soggetti diversi, lo stesso film, no? Sì, ma per esempio ho trovato, diciamo, le sue cose, una specie di collezione di schizzi fatti abbastanza in maniera dettagliata per questo film Il segno della croce, il successivo del minimo, non so bene di che periodo è, in cui, da quello che ho capito, quando hanno fatto la proiezione hanno anche addobbato il cinema, e quindi lui aveva preparato tutta una serie di cartoncini con i leoni, con i gladiatori. Cioè diventavano dei cartonati, quindi. Sì, poi quello lì era una cosa in più, era per la prima, una cosa da scenografo. Tra l'altro credo che invece Capitani, loro avevano fatto questa società, l'IGM, la Veste Capitani Martinati, cioè, da quello che ho capito, quello che mi diceva mia mamma, Capitani in realtà era proprio uno che lavorava nella scenografia. Mentre Martinaggi era un ragazzo di bottega di suo papà. E scusate, qui in Cineteca, negli archivi fotografici, esiste una fotografia bellissima dell'Arena del Sole, sì, di Bologna, addobbata durante la proiezione del film, la programmazione del film Salomè, sì, che ha disegnato Ballester, con quel famoso medaglione, e tutta la facciata dell'Arena del Sole è tutta ricoperta da questi enormi, salme che probabilmente creavano loro stessi, perché, certo. Io adesso non so, io ho una documentazione solo di questa. Certo, tutto il materiale è andato distrutto naturalmente, perché veniva purtroppo. Però appunto gli schizzi invece sono sostanzialmente tutti. E questo è importante. E dopo è che in chiusura avrebbe studiato, perché in particolare penso che nei primi, io non ne sono del tutto sicuro, ma siccome i bozzetti che noi abbiamo cominciano quasi tutti dal 38, cioè prima del 38 non abbiamo nulla, la mia impressione è che prima del 38 lui lavorasse in litografia, e quindi non ci stavano questi bozzetti. Vabbè, ma certamente Santa Regina piuttosto che i Ivonne eccetera, è tutta roba. Certo. Ecco, siccome abbiamo... Però gli schizzi ci sono. Dopo daremo l'indirizzo del sito, in chiusura, questa è un'informazione molto importante. Un'altra curiosità, e poi andiamo appunto a chiudere, si parlava della società fatta con gli altri due grandi nomi del cartellonismo italiano, no? Martinati e Capitani, anche se io ritengo che Ballester abbia una marcia in più, ma questo lo dico non perché ci sono i parenti. Ecco appunto. Però loro tre, diciamo, quando hanno creato questa società e avevano in pratica in quel periodo il monopolio della cartellonistica cinematografica, non hanno creato allievi,
non hanno creato in qualche modo eredi, cioè non sono usciti dalla loro bottega dei giovani che poi hanno fatto la carriera di cartellonista, no? È curioso questo fatto. Perché lui lavorava da solo, l'unica persona che ho visto che lavorava era questo confino, questo era proprio un ragazzo in bottega. Sì, che faceva, fatto. No, ma lui non faceva nulla, faceva solo le scritte. E tra l'altro le scritte che poi in pratica, ovviamente mio nonno gli diceva esattamente quello che doveva fare. E lui eseguiva, insomma, non era un pittore, insomma, era un assistente. Fra l'altro io credo che lui non avesse neanche tanti contatti, poi certamente ce l'aveva un po' di contatti con gli altri pittori dell'epoca. I tempi di realizzazione di un manifesto quali erano? Perché l'avete visto? Perché ne ha fatti? Quanti ne ha fatti? Circa 3.000, ma io mi ricordo qualche volta che lui credo che dovesse fare anche 2 o 3 in una settimana. Facile. Mi ricordo qualche volta che proprio c'era il lavoro. Una volta addirittura c'era talmente tanta fretta che mi fece fare da commesso, portai in questo borsetto, non so, la Titanus. È l'unica volta in cui mi hanno dato una mancia. Non ero abituato, però ho preso. Ma voglio tornare al discorso dell'avere o non avere tirato su allievi. Allora, nelle botteghe dove si produceva tanto e si distribuiva un po' il lavoro, potevano esserci dei collaboratori. Ma noi stiamo parlando di un artista solitario che lavorava, che faceva tutto da solo. Non c'erano proprio gli spazi pratici per tirare su degli allievi. Cioè, c'era gente, ragazzi, ma... Se posso aggiungere solo un piccolo ricordo, non so se può essere utile. Io li ho sentito ripetere, ma lo aveva anche scritto, lo dice anche prima che io non fossi nata. Ci sono tante belle fotografie, cioè aveva sviluppato una saturazione per quell'aspetto stupido di cui parla la regina, per cui continua veramente con una sorta di stracciate tutto, buttate tutto, non altro che allievi, tanto poi con quello che va di moda sono soltanto degli analfabeti, con la grafica come si sviluppa, quindi aveva proprio una certa ostilità, ma non so se torna nei ricordi altrui. Ecco, allora io vi ricordo, e vi dico l'indirizzo dove si può trovare questo materiale fondamentale, che lo vuole leggere lei? No, mi dà la pena. Ah, la pena, certo. Grazie, così la lo scrivo. Allora, comunque www.1 www.1 certo. Punto 1, poi c'è un 1. No, ci credo che non lo trovate, è difficilissimo arrivarci. No, ma non si trova. Si trova. Scusi, con 1 subito dopo subito, senza problemi. Il 3W con l'1 punto mat punto uniroma 1 punto it slash people slash processi con una S sola, giusto? E slash, così non si trova mai. Se voi cercate Claudio Processi trovate la mia web page da lì uno. Ecco, questo è un materiale, invece questa è un'informazione. Ecco, allora chiuderei questo incontro, l'ha detto la signora adesso, con una frase di Ballester, che è questa: lasciate che le mie vecchie opere residue riposino quietamente presso di me, ricoperte della loro bella polvere degli anni, dimenticate e ignorate da tutti. E invece speriamo che proprio questo non succeda. Grazie a voi, a un attimo. Questo è l'ottavo appuntamento dedicato ai grandi pittori del cinema, è un onore per noi tutti da parte della Cineteca. Io poi mi commuovo, quindi devo passare al braccio secolare, che è la cosa più seria, appunto.
colpito tutto il discorso dei disegni che hai appeso a casa, le varie pareti, tutto bello, ma c'è una cosa che mi ha colpito in una maniera incredibile. Oltre alle tante cose che mi hai fatto vedere, mi hai fatto vedere un viaggio che riguarda il nonno, quando era piccolo, viveva a Parigi. Te lo vuoi dire tu, perché è una lo cosa trovate sul CD. È una cosa bellissima. Io ho fatto tutto il lavoro, diciamo. Lidia, dillo che cosa ha scritto tuo nonno in queste copierine. Io adesso sono un po' fuori fase perché mi sono molto immedesimata. E tu stavi alludendo alla proprio alla sua autobiografia, scritta a mano. Ecco, vedi che è piccolo che era a Parigi e ha visto queste immagini che si muovevano con i commenti di chi le guardava così con una qualunque curiosità e poi invece si precipitava piuttosto che andare a guardare, non so, il circo, le scimmie, acrobate. Ciò che ho letto è questa novità. Forse non prenderà piede, perché la gente preferisce ammirare i cani al maestro. Sì, ecco, preferisce i cani al maestro. Non era Parigi, era successiva. Era successiva. Potete leggere su quel CD, ci sta ecco, tutto quanto. Partendo da questa catalogazione, questo lavoro che è già stato fatto fondamentale, raccogliamo l'invito della professoressa Pallottino, iniziamo una vera catalogazione globale e definitiva dell'opera di Anselmo Ballester, magari partendo proprio dalla Cineteca di Bologna. Grazie e arrivederci. Grazie.